sostanza, di fatto. Si è scoperto che questa droga è implicata in moltissime delle malattie degenerative, sia del sistema nervoso, ma anche malattie quali i tumori, il diabete, l'abbiamo visto ieri, e anche le cardiopatie, per chi ha partecipato anche al seminario in cui parlavo delle cardiopatie, l'ho già accennato. E se non avete capito di cosa parliamo, qui c'è una bella tazzina che lo rappresenta, ed è quindi la caffeina. Sono molto poche le persone che non fanno uso di caffeina oggi, in particolare in Italia. La caffeina è contenuta ovviamente nel caffè, nel quale prende nome, ma è contenuta anche nel tè, nel cioccolato, in moltissimi antidolorifici e in diverse bibite, fra cui la molto famosa Coca-Cola. Non mi piace fare nomi, ma in questo caso è il caso di dirlo in maniera chiara. E la maggior parte delle persone quindi assume caffeina o in un modo o in un altro. Come vedete, la lista qui è nutrita. Nel Nord America sono 9 persone su 10 che fanno uso di caffeina quotidianamente, sia sotto forma appunto, come vedete, di bibita che viene bevuta, oppure sotto forma di semplice caffè o tè in qualche modo. Il consumo totale annuo supera i 4 milioni di tonnellate, che non è affatto poco. Perché la caffeina è così popolare? Perché tutti bevono il caffè? Perché voi bevete caffè se lo bevete? Perché è buono? Perché è un stimolante? Perché alla gente piace l'effetto esilarante che produce, cioè l'effetto di far passare la sonnolenza, avere la possibilità di sentirsi apparentemente più energetici, dà degli effetti apparentemente piacevoli, sia per alcuni di gusto, come avete detto, sia per effetto di per sé. Ma in effetti, cioè scientificamente provato, questi effetti non durano a lungo. L'effetto della caffeina infatti è ciclico, come quello della maggior parte delle droghe leggere, cioè ha un picco in salita, in cui l'effetto cresce, noi ci sentiamo appunto più svegli, ma poi anche un picco in decrescita. Quindi passato il momento dell'effetto, andiamo di nuovo nello stato iniziale, se non addirittura spesso sotto. Perché? Perché di fatto quell'apparente carica che sentiamo viene generata attingendo alle riserve energetiche dell'organismo. Cioè non è che la caffeina di per sé dà energia al corpo, come potrebbe fare per esempio il glucosio, che è una fonte energetica per l'organismo. La caffeina è una sostanza che stimola le nostre riserve energetiche a rilasciare l'energia immagazzinata e quindi di fatto non è uno stimolo, cioè è uno stimolante, infatti viene chiamato stimolante, ma non è un energizzante. Quindi apparentemente noi ci sentiamo più svegli, più carichi di energia, ma di fatto ci stiamo svuotando di energia. È una sensazione istantanea che passa molto velocemente e sfortunatamente l'effetto dura molto poco e alla fine lascia un senso di spossatezza, questa foto successiva, il calo energetico successivo. Questo fatto stimola appunto l'effetto yo-yo, del fatto che chi a un certo punto è entrato in questa dinamica ha bisogno di bere più caffè al giorno, non gliene basta più solo uno o due durante la giornata, perché ogni volta che gli ritorna il calo deve andare a prendersi un altro caffè per poter essere di nuovo a livelli di attenzione, di energia accettabili. Lo stesso ovviamente funziona, cioè non è solo la caffeina il tipo di droga che fa così, anche la nicotina. Ed è per questo che le persone, è difficile che fumino una sigaretta, una tantum, una volta, cioè sono rarissime le persone che fumano in questo modo, ma hanno bisogno di fumare più sigarette durante il giorno. Perché? Perché l'effetto stimolante della nicotina ha una durata piuttosto breve, poi quando c'è il calo noi sentiamo fisiologicamente il desiderio di nuovo di riprovare quella sensazione stimolante, quindi dobbiamo ricorrere a un'altra sigaretta. E così si innesca la dipendenza.
La caffeina è una stretta parente, come appunto vi dicevo, della nicotina, ma anche della cocaina. Fa parte di quel gruppo di droghe correlate anche a un gruppo più ampio che si chiama anfetamine, che forse conoscete, utilizzate come... Ah, c'avete un... No, dicevo, c'è questa sera un evento particolare? Giovedì Santo? Ah, ok. Non sapevo che qui si festeggiasse il giovedì. A Roma c'è il venerdì santo, qualcosa di... Bene, peccato ce lo siamo perso. E... Dove è rimasta? Ah, soltanto anche solo 2 o 3 tazze di tazzine di caffè al giorno contengono una quantità di caffeina necessaria e sufficiente ad alterare l'umore e il comportamento del consumatore. Ha un effetto sul sistema nervoso, in particolare sul cervello. Non solo, molte persone non lo sanno, ma bevono bibite contenenti caffeina perché sentono il bisogno appunto di tirarsi su o desiderano essere più efficienti, ma di fatto la caffeina, avendo un effetto sul cervello, abbassa la concentrazione e anche la capacità di focalizzarsi sul portare avanti un obiettivo. E quindi aumenta, anche se apparentemente lo stato di allerta è aumentato perché agisce sulle ghiandole surrenali e quindi abbiamo più adrenalina, stimola anche la produzione di adrenalina in circolo, il senso di fatica sembra diminuire perché tutte le volte che l'adrenalina è in circolo non sentiamo la fatica, ma non è vero che la fatica non c'è, quindi di fatto la concentrazione mentale e la capacità di focalizzarsi diminuisce. Quindi tutto quello che apparentemente sembra positivo avviene, ma pagando un prezzo non indifferente. Ora vi voglio far vedere delle idee positive di uno studio che è stato portato avanti in una famosa università californiana, l'Università di Loma Linda, che sta nel sud della California, e ha fatto uno studio interessante valutando gli effetti della caffeina su dei ragni. Hanno scelto dei ragni particolari per vedere come agisce la caffeina sul sistema nervoso. Hanno scelto il ragno costruttore di ragnatele, quelle perfettamente circolari le faccio vedere una, a cerchi concentrici. Non tutti i ragni fanno queste bellissime ragnatele qua, ma hanno scelto il ragno, si chiama ragno tessitore, proprio perché fa una tela quasi perfetta, no? E queste tele sono tutte simmetriche di solito. I ricercatori hanno preso questo ragno e gli hanno iniettato la quantità di caffeina proporzionalmente ovviamente al peso e alle dimensioni del corpo del ragno che un adulto assume in 2 tazzine da caffè. Quindi hanno fatto la proporzione, visto quanta caffeina c'è in 2 tazzine da caffè assunte da un adulto, hanno rapportato al peso del corpo del ragno e gli hanno iniettato con un ago sottilissimo quella quantità di caffeina. E ad ogni ragno, ecco qui una foto, hanno studiato poi il comportamento di questi ragni. E si è visto che nelle primissime ore dopo l'assunzione, tutte le ragnatele erano distorte. Erano piccole, avevano pochi fili, i fili venivano intessuti in maniera casuale, come vedete. Questo dopo la prima dose di caffeina. E mentre precedentemente, come avete visto, le ragnatele erano belle, circolari, avevano almeno 30-40 fili tutti insieme, dopo diventano così, scarpe. Il ragno veniva comunque lasciato nel suo ambiente e continuava ad essere osservato, senza somministrare di più caffeina. Si era visto che dopo 2 giorni, da quella somministrazione, quindi 48 ore dopo, la ragnatela ricominciava a prendere una forma più strutturata, un pochino più strutturata, ma come vedete ancora i fili non hanno una forma perfettamente regolare, sono formati solo da 12-13 anelli, non di più, e questa distorsione continuò fino a quando le ragnatele tornarono ad essere costruite in maniera regolare, ma questo avvenne solo dopo 4 giorni, cioè 96 ore ci vollero al ragno per smaltire la dose di caffeina contenuta, cioè iniettata con... Allora, se questo è l'impatto
che ovviamente è stato studiato sul ragno, potete immaginarvi l'impatto che può avere anche su di noi, sempre perché il rapporto è stato fatto con una quantità molto minima di caffeina, non è stata data la stessa quantità che assumiamo noi. Perché? Perché il nostro organismo è molto più complesso, perché abbiamo un metabolismo molto più alto, perché le nostre relazioni sono anche diverse, sono molto più complicate che non le relazioni di un ragno. E quindi tutto quello che avviene nel nostro organismo grazie all'assunzione della caffeina avviene pagando un prezzo, facendo diminuire la capacità mentale. L'effetto maggiormente riconosciuto del caffè è quello di dire: ma sento tante persone, io il caffè lo prendo la mattina perché se lo prendo la sera non dormo, quindi l'insonnia è l'effetto più forse conosciuto. Di fatto chi deve guidare la notte si ferma all'autogrill e si beve un bel caffè, magari anche più di uno durante il resto della nottata. Quindi non è solo scientificamente provato che la caffeina tiene svegli, ma è anche empiricamente provato, cioè viene usata anche per questo. E anche se si dorme abbastanza a lungo, quindi nel caso in cui si sia bevuto del caffè e si riesce comunque ad addormentarsi e a dormire un numero di ore sufficienti, il sonno è agitato. Sono stati fatti degli studi sulle persone, si è visto che il loro sonno non seguiva la fase regolare che passa dalla prima fase fino a quella REM in maniera regolare, ma era un sonno molto agitato. Queste fasi erano irregolari. Chi fa uso di caffeina sarà più facile che si senta depresso, ostile, affaticato. Qualcuno di voi ha bisogno di sentirsi così? O si sente già così? Ora, abbiamo parlato degli effetti mentali, comunque psicologici, della caffeina, ma quali sono gli effetti fisici della caffeina? Ricordate, tutti questi giorni, ogni volta che vi parlavo di qualche cosa che fa male in qualche modo, come l'alcol l'altro giorno, o gli eccessi di zuccheri, o le bibite gassate, vi parlo sempre degli effetti sul sistema digerente, su quello nervoso, eccetera. La caffeina ha un effetto rilassante della parete superiore dello stomaco, quindi rilassa il piloro, che è una valvola che chiude lo stomaco quando inizia la digestione e impedisce ai succhi gastrici di risalire. Rilassando quindi i muscoli superiori dello stomaco, il risultato è che il cibo parzialmente digerito, quando noi ci beviamo il caffè alla fine del pasto, lo stomaco non rimane più chiuso perché si rilassa e il cibo con tutti i succhi gastrici comincia a far pressione per risalire. Non trovando la porta chiusa ci riesce, abbiamo il cosiddetto riflusso gastroesofageo, che è spesso causato dal consumo di caffeina. Un altro effetto molto più dannoso è che, essendo stimolante, stimola lo stomaco anche a produrre più acidi, perché ha un effetto stimolante di fatto della caffeina, no? Producendo più acidi, un eccesso di acidi rispetto alla necessità che lo stomaco ha per la quantità di cibo, per la qualità di cibo che ha dentro, vanno ad agire sulle mucose prima e poi direttamente sulle pareti, una volta che già le mucose sono consumate, quindi può produrre ulcere. Infatti, chi soffre di un principio di ulcera, i medici più coscienziosi gli dicono: evita il caffè. È una delle prime cose che viene detta, almeno dai miei zii che sono dottori, loro lo dicono. Molte persone non sanno che la caffeina fa aumentare il rischio individuale di tumori e di cardiopatie, ma noi l'abbiamo già visto nei giorni precedenti. Anche solo una tazza di caffè al giorno fa aumentare il rischio di tumori allo stomaco e ai reni, retto, polmoni ed esofago. Raddoppia il rischio di tumore alla vescica nelle donne, stranamente in noi donne più che non negli uomini. Due tazzine al giorno invece fanno aumentare il rischio di tumore al colon del 250%. Raddoppiano il rischio di tumori mortali alla vescica e aumentano, questo non si vede, il rischio di tumori alle ovaie e al pancreas. È riconosciuto, vabbè, questo si sa, che il caffè fa salire la pressione. Alcuni medici lo usano anche come cura per chi soffre di pressione bassa,
dicono si prende qualche caffè al giorno. Io l'ho sentito dire tutte le volte che le persone dicono: no, me l'ha detto il medico perché soffro di pressione bassa. Dico: beh, si vede che il medico non aveva nient'altro da dirti, non ha altre conoscenze, perché non credo che sia il metodo migliore per poter risolvere il problema della pressione bassa. Infatti, facendo aumentare la pressione, fa anche aumentare il rischio di contrarre un ictus o di un infarto, per le cose che abbiamo visto il giorno in cui abbiamo parlato dell'ipertensione, no? 5 tazze al giorno fanno salire il rischio di malattie coronariche o cardiache del 300%. Qui, 300% sta sotto, non si vede. La caffeina inoltre può causare, e questo si sa ed è sperimentato anche, tachicardia in certi individui, aritmia cardiaca, fa salire il colesterolo e favorisce la formazione di coaguli portando all'infarto, quindi accelera la coagulazione. E se l'uso di caffeina dà insomma informazioni preoccupanti per quanto riguarda l'adulto, immaginatevi l'effetto che può avere sul feto quando una donna assume caffè o caffeina sotto varie forme, perché non stiamo, cioè, la mia focalizzazione non è solo sul caffè, anche se è quello forse che più comunemente usiamo, ma è sulla caffeina in generale. Quindi anche molti antidolorifici contengono caffeina, ricordatelo, anche le bibite contengono caffeina, quindi io parlo della caffeina. Perché? Perché la caffeina ha un effetto sul feto? Le donne incinte che bevono da 3 o più caffè al giorno si è scoperto che raddoppiano il rischio di morte prematura del feto. Hanno fatto delle ricerche e statisticamente si è visto che le donne che bevono da 3 o più caffè al giorno hanno un rischio maggiore di aborto spontaneo. Il consumo in gravidanza di sostanze contenenti caffeina può condurre alla nascita di un neonato che ha un impatto sul feto, sottopeso, oppure che ha problemi di calcificazione ossea, perché se vi ricordate il giorno in cui abbiamo parlato dell'osteoporosi, abbiamo detto che il caffè è una delle sostanze che favorisce l'osteoporosi, e questo è vero anche nel bambino, con la differenza che lì non si tratta di osteoporosi, ma si tratta di interagire in maniera negativa con la calcificazione ossea, che si stanno formando le ossa nel neonato. E rallenta anche la crescita del feto, per questo poi il bambino potrebbe nascere sottopeso. Questi sono tutti effetti sul bambino. Una volta nato, dice: vabbè, allora durante 9 mesi la mamma mi astengo, poi nato ricomincio a bere il mio caffè. No, perché anche durante l'allattamento, soprattutto se la mamma allatta al seno, la caffeina passa nelle ghiandole mammarie e quindi viene concentrata nel latte materno e quindi arriva direttamente al bambino quando viene allattato. E la cosa incredibile è che non è che prende il caffè latte. Ma in realtà no, prende il latte con la caffeina, che è peggio, perché se prendesse il caffè latte magari avrebbe anche un buon gusto. Prende il latte contaminato. E siccome è un processo di secrezione ormonale quello delle ghiandole mammarie che producono il latte, non è che io bevo 4-5 tazzine di caffè e al bambino gli arrivano 4-5 tazzine di caffè. No, si concentra. La quantità di caffeina si concentra, quindi al bambino gli arriva il 50% in più di caffeina rispetto a quella che la madre ha assunto. Aumenta della metà, una volta e mezzo, insomma, è la quantità che la madre ha assunto. E la cosa peggiore soprattutto è che nel bambino la caffeina rimane in circolo più lungo, perché ha un metabolismo diverso, e quindi per più di 80 ore. Quindi se la mamma ha bevuto anche un solo caffè e poi allatta, per i 3 giorni successivi il bambino si trova la caffeina in circolo. In confronto invece alle 5-6 ore che rimane in circolo nel sangue della madre, questo è un confronto. L'uso di caffeina può causare una carenza di sali minerali, di vitamine, anche essenziali, alcune di queste. Bevande contenenti caffeina sono associate alla carenza di calcio, di vitamina B, di ferro. La caffeina è anche associata, come dicevo prima, alla decalcificazione ossea, quindi anche all'osteoporosi, e una ricerca ha fatto vedere che il tempo di calcificazione diventa 2 volte più lungo nelle persone che bevono caffè. Cioè, se io mi fratturo un osso, comunque questo sia, ci metto il doppio del tempo a far calcificare quell'osso
se continuo a bere il mio caffè o assumere caffeina in altre forme, piuttosto che non se mi fermo in quel periodo e lascio che la calcificazione avvenga senza interferenze. Le interferenze sono le stesse che generano poi anche l'osteoporosi, quindi il processo è sempre lo stesso. Quindi immaginatevi gli effetti della caffeina sulle ossa dei bambini in crescita, un bambino che sta crescendo e che si beve delle lattine di Coca-Cola. Adesso io non so se voi avete figli come vi comportate, ma io ricorderò sempre un'esperienza che ho avuto diversi anni fa in cui facevo la babysitter in una famiglia di cui la madre tra l'altro era pediatra neonatale e mi lasciava il biberon pieno di Coca-Cola per il bambino che aveva appena un anno. E le patatine, esatto. E il bambino più grande, che ne aveva tre, gli davano gli ovetti Kinder da mangiare. E cioè io ero allucinata che quei bambini sono cresciuti. Oggi, fra l'altro, sono comunque dei bei ragazzi, quindi neanche gli posso dire, visto il risultato che gli ho tenuto, no? Però io, con le mie conoscenze, ero allibita. È successo una ventina di anni fa tutto questo, ma insomma, è stata un'esperienza un po' scioccante. Sicuramente le ricerche perlomeno dicono che un bambino che beve una lattina di bibita gassata, che contiene quindi caffeina come la Coca-Cola, assume una quantità di caffeina equivalente a 4 tazzine di caffè. Caffè che bevono normalmente gli adulti. In uno studio fatto sempre in America su un campione di 660 adolescenti di una scuola si è visto che le ragazzine che bevevano Coca-Cola, quindi che bibite che contenessero caffeina, avevano un rischio 5 volte più alto di fratture facendo sport, quindi se cadevano. A parte che erano più agitate rischiavano di più cadendo, ma poi perché per il processo di calcificazione ossea le ossa diventavano più fragili, quindi le due cose si sommavano e il rischio aumentava di 5 volte, cioè si sommavano in maniera sinergica e non algebrica. La caffeina è una droga che dà assuefazione e farne uso appunto crea dipendenza. Non è facile dire oggi smetto. Scegliere di smettere di bere caffè, tè o altre bibite potrebbe essere non semplice. Dopo 12-24 ore di astinenza si cominciano ad accusare i sintomi di astinenza. Primo potrebbe essere semplicemente mal di testa, ma poi potrebbe comparire anche stanchezza, apatia, un senso di ansia, incapacità di gestire certe situazioni e anche nervosismo, appunto. Non lasciate, se avete deciso di smettere di prendere caffè, come decise mio fratello anni fa all'università, di non farlo solo perché questi sintomi compaiono. I disturbi scompaiono dopo 36 ore, quindi la sindrome di astinenza dura 36 ore nella caffeina. Ma si può aiutare a eliminare questi effetti collaterali di astinenza più velocemente seguendo questi semplici 7 consigli che ora vi do. In modo che anche i disturbi di cui sopra, cioè questi qui, possano essere alleviati velocemente. Per esempio, 7 consigli per disintossicarsi dalla caffeina. Iniziate la vostra giornata con una doccia alternata. Avete tutti partecipato alla serata in cui ho parlato dell'idroterapia? No. Allora, molto brevemente vi riassumo come si fa una doccia alternata. Ci si mette sotto la doccia con l'acqua calda, molto calda, per 3 minuti. Passati 3 minuti si gira il nostro dosatore sull'acqua fredda, ghiacciata, per 30 secondi. È fredda, però sono 30 secondi in cui si riesce a sopportare. Ti svegli, intanto ti svegli, oltre a disintossicarsi dalla caffeina, e poi la rimetti per altri 3 minuti sul caldo, molto caldo, non tiepida, proprio calda. E così per un ciclo di almeno 3 volte, cioè caldo 3 minuti, freddo 30 secondi, caldo 3 minuti, freddo 30 secondi. Questa è una doccia alternata che aiuta a svegliarti, ma contemporaneamente anche disintossicante. Poi passare ad una buona, abbondante colazione che vi permetta di non avere un calo energetico a metà mattina alle 10 in cui uno dice vabbè, devo andare al bar a farmi un caffè, magari un cappuccino, magari anche il cornetto perché non ho fatto colazione. Quindi colazione con diverse porzioni di frutta, di cereali integrali, di frutta oleaginosa come le mandorle, le noci, che sono ricche di calorie, soprattutto per chi fa un lavoro faticoso, quindi come si dice, un lavoro
viene da dire un lavoro manuale, però non tutti i lavori manuali sono faticosi, comunque un lavoro che richiede consumo energetico molto alto. Questo vi aiuterà a non sentire la stanchezza, quindi sindrome di astinenza. Evitate in quel periodo in cui state decidendo, se non l'avete già fatto prima, perché la serata in cui vi ho detto tutti gli effetti che il fumo fa, evitate le sigarette, perché come vi dicevo prima, la caffeina fa parte di quel gruppo di droghe come la nicotina, la cocaina e le anfetamine che lavorano sul sistema nervoso con la stessa modalità. Quindi se uno si fuma una sigaretta e poi ha bisogno di nuovo di quello stimolo, gli ritornerà in mente il caffè e vorrà andarsi a prendere un caffè. Non per niente, di solito il caffè è associato alla sigaretta per coloro che fumano, sono quasi indissolubili l'uno dall'altro. Bevete in contempo molta acqua in quella giornata, perché l'acqua disintossica l'organismo, quindi vi aiuterà a eliminare le tracce di caffeina più velocemente e soprattutto anche a contrastare gli effetti della stanchezza, perché l'acqua aiuta anche a migliorare la sensazione di stanchezza. Provate a tenere una scorta di tisane rilassante a portata di mano, proprio per calmare anche l'ansia, che era uno degli effetti collaterali, da prendere soprattutto al posto del caffè. Questo aiuterà anche a sorseggiare qualcosa di caldo nell'abitudine, proprio, anche se non è proprio la stessa cosa, lo so. Fate esercizio fisico. Il moto è un antidoto per tutte le patologie. Non ce n'è una che non possa essere in qualche modo alleviata con un po' di esercizio fisico. E soprattutto poi affidatevi anche a una potenza sovrannaturale. Perché? Perché il Signore ci promette di darci vittoria su ogni cosa. E quindi, se dice c'è qualcosa di troppo difficile per me, sarà per lui difficile aiutarci a superare una sindrome di astinenza, qualcosa di così banale come la caffeina? Le prove che ormai oggi ci sono anche a livello scientifico sono letteralmente schiaccianti sugli effetti che la caffeina ha, anche se non vengono divulgati, anche se non c'è nessuna legge oggi per cercare di abolire il caffè dai bar, mentre c'è una proposta di legge per gli alcolici, ne stanno portando avanti una per le sigarette, ci sono limitazioni, ma per il caffè non ce n'è nessuna, eppure la caffeina non è quell'innocuo tiramisù che siamo abituati a pensare. Con la caffeina non si può parlare di una quantità minima, non c'è, così come non c'è per l'alcol, è una sostanza tossica e che non sia dannosa. Nemmeno una sola tazzina di caffè al giorno può essere considerata innocua, perché come vi ho fatto vedere fa aumentare i rischi di alcune patologie anche non indifferenti. Quindi scegli oggi di evitare del tutto il caffè, e sarai sicuramente più contento per averlo fatto, e sempre ricordatevi il principio espresso in questo caso non in un libro dei rotoli, ma in un libro dei seguaci di quel Messia di cui prima parlava David. Se dunque che mangiate, che beviate, sia che facciate qualcun'altra cosa, fate tutte le cose, qui non si vede l'ultima parte, diceva, alla gloria di Dio. Domande?